Buonasera, è con vero piacere che vedo sempre una numerosa e attenta partecipazione ai nostri eventi. E desidero naturalmente salutarvi e ringraziarvi a nome di tutto il direttivo e sicuramente più di tutti devo ringraziare Pino Garabino, che non ha bisogno di presentazioni, per averci proposto questa serata. Lo scopo è quello di attenzionare, di evidenziare e ricordare due importanti anniversari. Infatti, l'anno scorso, prima terminato nel 2016, intanto si è commemorato l'ottavo centenario della conferma dell'ordine domenicano, che appunto, come voi sapete, è stato fondato da San Domenico de Guzman. La data è quella del dicembre del 1216, con una bolla del Papa Onorio III, e poi seguì anche un'altra bolla del 1217, quindi ancora siamo nei tempi giusti. Quindi oltre a questo anniversario ce n'è un altro molto importante che ci riguarda da vicino come città, come comunità. Infatti è il quinto centenario della proclamazione di San Domenico quale patrono di Augusta. Voi sapete che prima la patrona era la Madonna delle Grazie e poi fu sostituita appunto da San Domenico, e l'atto fu redatto dal notaio Bartolomeo Ferragutto. Quindi questa doppia coincidenza ha dato la possibilità di sviluppare un tema caro agli augustani, tant'è vero che la sala appunto parla da sola. Quindi ci prepariamo ad ascoltare con vivo interesse quanto Pino Garabino, che è noto a tutti appunto per il suo legame con la storia della nostra città, ci dirà su questi importanti eventi. Grazie ancora. Sì, semplicemente un saluto e poi prendiamo posto. Io ringrazio la dottoressa Bruno per l'attenzione sempre dimostrata e quindi a tutto il direttivo del Circolo Unione per averci ospitato. Mi corre l'obbligo di ringraziare in maniera particolare WebMart perché ha accolto immediatamente un invito che è arrivato dagli augustani di Boston. Se avendo sentito l'argomento che avremmo trattato questa sera, sono arrivati i primi messaggi Facebook e hanno chiesto se era possibile andare in diretta. Andare in diretta un giorno prima sarebbe stato impossibile, però WebMart, nella persona di Francesco Caguba, prontamente ha accolto l'invito e quindi la serata sarà immediatamente messa via web e quindi tutti potranno ascoltare quanto andremo dicendo questa sera. Io, permettetemi, adesso mi sposto in modo tale che ricorrerò all'ausilio delle immagini in modo tale che siano più efficaci delle mie parole. E a proposito di ringraziamenti, penso sia doveroso ringraziare la Fraternità Laica Domenicana, in maniera particolare quelli che sono i nostri esponenti più in vista, l'avvocato Giovanni Amato e la signora Angela Gigli, che questa sera sono assenti perché già a Palermo, in quanto domani sera a Palermo, a conclusione del giubileo domenicano, sarà dedicato il Pantheon degli Uomini Illustri. Praticamente si procederà al rito della dedicazione del Pantheon, anche se a distanza di secoli, ma viene in qualche modo a suggellare l'evento giubilare. Questa sera faremo una carrellata per celebrare anche noi, se volete, quelli che sono questi due eventi che in qualche modo ci coinvolgono emotivamente, ma sicuramente dal punto di vista storico ci legano fortemente all'ordine domenicano, a San Domenico e a quanti in questi otto secoli hanno portato avanti un progetto che era il progetto del Santo Fondatore per quanto riguarda la predicazione e l'evangelizzazione, ma come vedremo anche in termini materiali, in un patrimonio storico artistico che, nonostante le difficoltà, nonostante le guerre, le invasioni, tutto sommato è giunto ancora ai nostri giorni.
Iniziamo questa carrellata che ho voluto dedicare perché, così come abbiamo annunciato via web, abbiamo comunicato al Maestro dell'Ordine Fra Bruno Cadorè il nostro evento, perché Augusta si sente legata all'Ordine Domenicano e quindi ho voluto dedicare un po' questa serata al Maestro dell'Ordine e a tutti i frati domenicani che hanno operato nel corso dei secoli qui in Augusta. E come vedremo, a me ha fatto piacere nelle settimane scorse che quanto abbiamo detto anche all'interno di questa sala è stato in qualche modo ratificato dall'Ordine Domenicano, che l'antichità della Chiesa di San Domenico in Augusta è certamente di nobili origini, perché se non è la prima al mondo è sicuramente tra le primissime chiese dedicate a San Domenico. Lo avevamo detto non così, ma lo avevamo detto a fronte di testi manoscritti che ci avevano in qualche modo trasmesso queste notizie, e in maniera particolare abbiamo attinto a quell'opera di Fra Giovanni Lopez, che fu vescovo di Monopoli e che è stata tradotta da un nostro concittadino, Fra Pietro Pattavina, che tanto operò nel convento di Augusta e tanto si preoccupò di annotare tutte quelle vicende e quelle cronache che hanno interessato non tanto la struttura del convento, ma tanto l'ordine in rapporto alla storia della città. Motivo per cui, quando parliamo del secolare rapporto di Augusta e San Domenico, non stiamo parlando di Augusta solamente come popolo di fedeli e di devoti, ma stiamo parlando di una comunità che in qualche modo è veramente legata, o si sente o si sentiva purtroppo legata, a San Domenico. E vedremo che in effetti tutto questo è in qualche modo riconducibile al fondatore Federico II di Svevia. Perché? Dovremmo partire proprio dall'approvazione della bolla da parte del Papa Onorio III. Vedete, già la bolla dei francescani per la nascita dell'ordine francescana, era stato quasi un dato di fatto, non c'erano state difficoltà. Per l'ordine domenicano, invece, il Papa Innocenzo, il predecessore di Onorio III, invece era molto restio. Perché? Perché l'ordine domenicano si prefiggeva di predicare, di evangelizzare, quindi era come affidare da parte della Chiesa un ordine religioso nascente un compito ben preciso, quello dell'evangelizzazione, e la Chiesa non era tanto d'accordo. Pensate che erano stati proprio i Valdesi successivamente, ma Pietro Valdo il fondatore, a chiedere la nascita di un ordine di questo tipo. Il Papa non lo concesse. Arrivò Onorio III e disse: il progetto di Domenico di Guzman piace, e lì nasce questa storia. Questa storia che, come vedremo, si lega anche alla nostra città con alcune tradizioni e leggende che in effetti hanno un fondamento. Hanno un fondamento di vericità. Perché? Perché richiamano a fatti realmente accaduti. La figura di San Domenico è una figura controversa. Parlava solamente di Dio o con Dio, però c'erano momenti anche dove sapeva affermare con la forza quello che era il suo messaggio e il suo Vangelo. L'ordine si diffonde grazie all'imperatore Federico II. Ma grazie anche a quella, se volete, mitezza del Papa Onorio III, che si affida a Federico II per avere un alleato in quelle che dovevano essere anche le battaglie per far vincere, come ci dicono i testi di Fra Pietro Pattavina, il vessillo cristiano. L'ordine si sviluppa con molta facilità nel Mezzogiorno e si sviluppa grazie, per la nostra tradizione, a questo personaggio. Io cercherò di sottolineare quando parliamo di tradizione e quando parliamo di fatti. Secondo la tradizione,
il convento domenicano di Augusta, ma diremo più propriamente l'ospizium, il primo nucleo di comunità che si rifà all'ordine domenicano, è riconducibile a Fra Reginaldo d'Orléans. In effetti gli storici non sono concordi su questo nome, ma chi è andato un pochettino a scavare per cercare di capire qual era il ruolo di Fra Reginaldo è stato proprio Fra Giovanni Lopez, questo domenicano che fu vescovo di Monopoli. Questo ci dice che già nel 1378 nasce la provincia Trinacria. Praticamente la provincia Trinacria era la provincia della Sicilia cui facevano riferimento i domenicani che operavano nelle varie realtà della Sicilia. Augusta ha detto sempre di avere il primato, di essere stato il primo sito che ha iniziato quest'opera di evangelizzazione nel nome di San Domenico. Successivamente qualche altro domenicano invece attribuisce a Fra Tommaso Teutonico, Tommaso Alemanno, la fondazione del convento. Questo è il primo inghippo che ci aiuterà in qualche modo poi a leggere una tradizione, una leggenda tutta locale. Perché in effetti il Beato Reginaldo è possibile che sia passato qui dalle nostre parti, quando magari ancora Augusta non era nata o era sul nascere, ancora era detto questo sito l'Isola delle Palme. Ma il Beato Reginaldo non fondò un convento. Il Beato Reginaldo forse intuì che questa poteva essere una terra dove poter piantare il vessillo cristiano. Colui che fa nascere in effetti il convento è qualcun altro, ma questi sono passaggi che vedremo successivamente. Dicevo di questo manoscritto di Fra Giovanni Lopez, tradotto da un nostro concittadino, Fra Pietro Pattavina. Quello che vi presento è una trascrizione che ha fatto il notaio Blasco ed è custodita nell'archivio cosiddetto il Fondo Blasco della Biblioteca Comunale di Augusta. Un'opera sì manoscritta per noi nella traduzione nell'idioma nostro, ma in effetti l'opera fu stampata a Messina, come vedete nella parte sottostante, nella stamperia di Jacopo Mattei. Cosa si dice in questa quinta parte dell'istoria di San Domenico? C'è un capitolo relativamente ad Augusta e parte proprio da quella bella tradizione tutta nostra. Ma prima di addentrarci nella tradizione, a me piace presentarvi e leggervi ciò che dice appunto Fra Giovanni Lopez e nella traduzione di Fra Pietro Pattavina a proposito di Augusta. È riuscita la tagliata, la più superba fortificazione che abbiamo mai veduto occhi di soldato più veterano. Praticamente siamo in un periodo molto vicino del taglio dell'Istimo, quando praticamente Augusta fu isolata dalla penisola e furono costruiti i ponti spagnoli. Si dava inizio alla fortificazione da parte della dominazione spagnola della nostra città. E a questo punto il Pattavina inizia la descrizione della nascita di questa presenza domenicana con la bella tradizione del cipresso. Sapete tutti la storiella, il bastone piantato. Ma in effetti, prima di parlare della storiella, è bene andare a quello che ci raccontano nell'ordine domenicano. Qui ci sono i santi Pietro e Paolo che consegnano il bastone e il libro delle scritture a San Domenico. È una visione di San Domenico, è una visione che si racconta negli scritti dell'ordine domenicano. La consegna del bastone e del libro. Il bastone è il simbolo del peregrinale, il simbolo del cammino. Ed è lo stesso bastone che San Domenico poi consegnerà ai suoi figli quando
già nel giorno dell'assunta, il 15 agosto del 1217, li manderà a due a predicare nel mondo. Quindi in effetti una veridicità nella storiella del bastone c'è. Qual è la storiella del bastone? L'abbiamo detto in altre circostanze, ma oggi è opportuno ricordarla. San Domenico chiama i suoi frati, consegna il bastone e qui si innesta la tradizione di Augusta. Al frate Reginaldo consegna il bastone dicendo: ti consegno questo bastone, sarà il bastone a darti il segno sovrannaturale che lì dove approderai dovrà nascere una nostra casa. In effetti gli storici hanno precisato un hospitium, un luogo di accoglienza, un luogo dove poter riposare, radunarsi come punto di riferimento. E dice: va e predica, Dio ti ha scelto per questo ministero. Vedete, la consolidata tradizione di Augusta poi ha identificato in questo bastone, in questo cipresso, quasi un atto di attenzione da parte di San Domenico nei confronti di questa città. In effetti un cipresso germogliato c'è stato sempre all'interno del convento. Ora, senza voler entrare sul fatto miracolistico, sappiamo bene che per ogni comunità che nasceva veniva piantato un albero e in quell'albero si identificava la comunità. Qui in Augusta, il popolo di Augusta si è identificato in questo cipresso che è germogliato, che è divenuto un albero così grande e che ancora oggi abbiamo delle testimonianze di questo rapporto secolare tra Augusta e San Domenico. Ed è bello, naturalmente io vi propongo questa sera di quest'opera del Lopez alcuni tratti. Ci sono degli episodi che confermano, testimoniano la genuina devozione del popolo di allora. Si narra di un soldato delle galee di Malta che fu salvato quando bevve un po' del cipresso. La storia delle qualità particolari di alberi sono abbondantemente note nelle tradizioni delle singole comunità. Nei luoghi santi si conserva la grotta del latte della Madonna, ancora oggi questa grotta imbiancata rammenta il latte della Vergine. Qui in Augusta il secolare rapporto con San Domenico era in qualche modo identificato in quest'albero, motivo per cui anche qui si inserisce un altro detto siciliano: fede te salva, ma non legno di barca. Perché? E ce lo racconta bene Fra Pietro Pattavina quando fa riferimento a quelle che sono le testimonianze della genuina devozione popolare di quell'epoca. Quella che vi presento è un disegno che, al di là dell'approssimazione, in effetti ci conferma un dato: com'era configurata la prima chiesa di San Domenico, quella che i padri domenicani oggi dicono essere, se non la prima, una delle primissime chiese al mondo. Qui siamo sull'attuale via 14 ottobre. Il convento, come vedete, in qualche modo è sempre lì. Ciò che c'è di diverso è il campanile con la chiesa che è ubicata al limite di via 14 ottobre. Oggi abbiamo invece la piazza antistante la chiesa. Così come vediamo che il prospetto è rivolto verso il Porto Megarese e non sulla piazza. Questo disegno in effetti ci dà, è una fotografia di come si presentava allora la chiesa, perché così come vi anticipai in una scorsa occasione quando abbiamo parlato dei luoghi del mistero della nostra città o comunque delle opere rinvenute al di sotto del piano stradale, proprio sulla piazza e sotto il convento è stata trovata l'abside dell'antica chiesa.
Gli scavi sono stati condotti fino a un certo punto e poi interrotti. Lì c'è il cuore della chiesa duecentesca. Una parte è stata ricoperta durante i lavori degli anni 90. All'interno del convento è possibile ancora oggi invece poter ammirare quelle che sono le strutture, se non del piano di calpestio perché già è stato rimosso, ma quelle immediatamente sottostanti alla zona dell'altare maggiore. Ma gli scavi dovrebbero proseguire. Questa immagine, io in qualche modo farò riferimento anche a quelle immagini che trovate alle mie spalle, questo cartellone a mo' dei cartelloni dei cantastorie, come diceva qualcuno, è quello che utilizziamo per le scuole. Io ringrazio, consentitemi in maniera particolare, la dirigente Castorina, con cui nei prossimi giorni annunceremo un progetto per tutti gli istituti superiori della città, così come la dottoressa Sergi per quanto riguarda la Corbino, dove abbiamo già avviato un progetto di coinvolgimento dei ragazzi. Sarebbe sprecato parlare solamente tra di noi e non parlarne con i giovani che poi sono il futuro della nostra città. In questo dipinto si presenta un miracolo di San Domenico. I due miracoli raccontati in Augusta narrano di episodi, questo in maniera particolare quello della vecchia blasfema, che si era permessa il giorno della celebrazione della festività di San Domenico, il 24 maggio, di ingiuriare delle donne che andavano in chiesa a celebrare la festività del Santo Patriarca. Attenzione alle date, ne ho parlato già in passato. Siamo ancor prima del 1245. Perché ancor prima del 1245? Perché nel 1245 fra Costantino da Viterbo, fra Costantino Medici, narra di questi due miracoli operati da San Domenico in Augusta. Senza entrare nel campo del miracolo, penso che sia un dato importantissimo la data del 1245, perché non solo ci conferma che già comunque la città di Augusta esisteva. Secondo il preside Satta, di venerata memoria, Augusta nasce tra il 1239 e il 1242. Questo testo di Fra Costantino Medici, che sicuramente è un dato inoppugnabile, ci dice sicuramente, ci propone elementi importantissimi, perché se nel 1245 vengono riconosciuti due miracoli di San Domenico in Augusta, significa, ripeto, che al di là dell'aspetto della fede, Augusta non solo già era un piccolo centro ben organizzato, quindi comunque esisteva, comunque c'era già un rapporto di fede e di fiducia nei confronti di questo santo. Quindi il culto sicuramente sarà stato introdotto nella nostra città sin dal suo nascere, e questo è un dato inoppugnabile. A questo punto riprendo fra Pietro Pattavina, che dice: non solo abbiamo un dato certo che Augusta venerava San Domenico sin dall'epoca della fondazione, ma lo venerava in maniera particolare il 24 maggio. Vedete che è una data che ricorre sempre, ma stiamo parlando di una data ancor prima del periodo delle invasioni ottomane, perché ancora dovranno arrivare ben tre secoli. Il primo atto ufficiale ad oggi noto è quello dell'aprile del 1516, redatto dal notaio Bartolomeo Ferracuto. In quest'atto cosa si dice? Fatte le celebrazioni, fatte le solenni processioni, il popolo, con la partecipazione di tutte le confraternite della città con i loro vessilli, proclamò San Domenico patrono di Augusta. Perché questa affermazione? Il popolo, le confraternite. Le confraternite, allora lo sapete, era la città, erano tutte le organizzazioni di arti e mestieri, attività artigianali, professionali, raggruppate in queste realtà, e quindi in qualche modo viene sancito da parte di tutto il popolo
il patrocinio di San Domenico. Questa del 1516 è il primo documento ufficiale che attesta la proclamazione del santo a patrono di Augusta. Immediatamente dopo, Fra Pietro Pattavina, oltre a raccontarci l'altro episodio della ragazza affetta da calcolosi, ci narra di un altro episodio famosissimo, 1551, per alcuni il 16 luglio, per altri storici il 27. Cosa succede nel 1551? Una delle più cruente incursioni ottomane della nostra storia. Augusta viene bruciata, vengono portate via le cose più preziose, le donne per la realtà umana, gli uomini fatti schiavi, vengono portate via le campane per essere fuse. Il Lopez dice vengono portate via perfino le marmoree colonne del convento di San Domenico per servire nella costruzione del palazzo del sultano. Anche questa storiella delle colonne a tanti storici nel tempo non è andata giù. Colonne marmoree, non siamo una città dove poter far largo uso di marmo. E quindi, fino in epoca abbondantemente recente, dici, beh, si è voluta enfatizzare una storia. 1990, prima del terremoto del 13 dicembre, erano già stati avviati il secondo lotto degli scavi all'interno del convento di San Domenico. Cosa emerge sotto il piano di calpestio del chiostro? Emergono delle colonne di pietra bianca levigatissime, tanto da apparire come il marmo. Non si tratta di marmo, si tratta di pietra bianca, non è la pietra di Comiso di cui si è fatto poi largo uso, o la pietra di Melilli utilizzata successivamente per la costruzione di tanti edifici della nostra città. Altro episodio narrato da Fra Pietro Pattavina è quello del 1598. Nel 1598, qui mi piace leggervi l'episodio perché dà l'idea di quella che era la situazione della città. Un anno estremamente caldo, si erano ridotte alla perfetta maturità le spighe e principalmente quelle dell'orzo, motivo per cui avevano ottenuto gli augustani licenza di mietere il giorno della traslazione di San Domenico il 24 maggio. Il magistrato, le autorità, malvolentieri sopportando la violazione di detto giorno, serrò le porte della città. Quindi già avevamo noi le fortificazioni, la porta chiusa, da qui non si esce. Risoluti di far almeno la processione la mattina, cantar la messa con altre cerimonie consuete e licenziare dopo pranzo ognuno per gli esercizi della campagna. Quindi al mattino comunque dovete ottemperare a quelli che sono i precetti, di pomeriggio andate in campagna. Or la notte precedente di detto giorno aveva sbarcato al monte una gran schiera di turchi che se ne vennero alla fontana e si nascosero dentro a quelle logune e giunchi che allora venerono in grande quantità, che sembrava un bosco, aspettando il mattino per cattivar tutta la gente che andava fuori, se non dopo veduta la messa, che però si risolsero ad aspettare, come infatti aspettarono con grande pazienza. Si aspettavano che uscissero al mattino presto, il magistrato aveva chiuso le porte. Dopo che finirono tutte le funzioni della solennità, si adunarono tutti quelli che dovevano essere al campo, dietro la porta, aspettando le chiavi, quali venute e apertesi, uscirono con tutta furia, correndo e gridando uniti e confusamente, perché erano in ritardo. Del che, accortisi i turchi, pensando che erano stati scoverti, s'avessero aggiuntato per andargli addosso, ad attaccargli la scaramuccia,
si diedero risoluti in preda alla fuga, correndo a gambe sciolte verso i vascelli. E di questo avvenimento, accortisi gli augustani, ringraziarono Dio e San Domenico della gran grazia fattagli, in mettere tal pensiero a giurati di far serrare le porte. In segno di gratitudine per questo nuovo miracolo, donarono una campana per la chiesa del Santo. Volutamente ho superato il 1594, avrei potuto raccontarvi nuovamente della storia del San Domenico a cavallo, ma essendo abbondantemente nota, ho preferito soffermarmi invece su questo aspetto della nuova incursione, in qualche modo sconfitta da San Domenico, senza il bisogno dell'uso della spada. La descrizione continua con quella che era l'importanza del convento di San Domenico per tutto l'ordine della Sicilia. Pensate che i padri domenicani di Catania, prima di prendere talune decisioni, ricorrevano, secondo la descrizione del Lopez, all'oracolo dei padri di Augusta, ritenuti non solo per l'antichità del convento, ma ritenuti personaggi dotti, retti, e di questo successivamente vedremo anche alcuni nominativi che siamo riusciti a identificare. A questo punto la descrizione continua con un altro dato certo, 1643. Urbano VIII decreta che ogni città debba avere un patrono. Sceglietevi un patrono o una patrona, ma dovete farlo oggi. Augusta fa un nuovo atto di affidamento a San Domenico. Come vedete, la Madonna della Grazia, a cui faceva riferimento la dottoressa, sembra non essere presente in questa descrizione. E non è presente sicuramente intanto per un motivo di parte: colui che scrive è un domenicano e ha tutto l'interesse di portare avanti il culto di San Domenico, ma in effetti il culto di San Domenico era nato con la stessa città e la Madonna delle Grazie era patrona di fatto, ma in effetti il culto era tributato solamente al santo fondatore dell'ordine. A questo punto si inserisce un nome, 1644, è la prima festa del santo patrono, così come la intendiamo con la cultura odierna. E si deve a Fra Domenico Cuso, abbiamo un nome e un cognome, Fra Domenico Cuso della Ferla, quindi della comunità di Ferla, colui che in qualche modo introduce ciò che oggi nell'immaginario collettivo è rimasto, anche se sono venute meno le corse dei cavalli, sono venute meno le mascherate come si intendevano allora. Le mascherate era la ricostruzione di quello che fu la vicenda del 24 maggio, dello scontro fra cristiani e ottomani. Sono venute meno le moresche. Le moresche era il battito delle spade che ancora oggi si conserva a Casteltermine, questa a Casteltermine in provincia di Agrigento. Questa continua lotta tra cristiani e turchi, e se volete tra il bene e il male, perché in effetti di questo stiamo parlando. La descrizione continua anche se va oltre, quindi è la traduzione del Pattavina che si spinge oltre il testo del Lopez con il terremoto del 1693. Appena qualche giorno fa abbiamo fatto memoria del sisma. Cosa dice Fra Pietro Pattavina? Dice praticamente che il terremoto del 9-11 gennaio 1693, che provocò lutto e distruzione nella nostra città, diede però un grande regalo a questa comunità, il regalo di trovare la statua di San Domenico dopo parecchie settimane sana ed intera. E come abbiamo detto in altre circostanze, perché il miracolo? Dove sta il miracolo? Il miracolo sta, e qui mi viene in aiuto la carissima Rosaria Matarazzo, siamo davanti ad una statua a mistura, una statua realizzata in sacco, gesso e cartapesta, che trovata indenne sotto una chiesa distrutta perché la chiesa crollò tutta,
certamente fu motivo di gioia per i sopravvissuti. Su 6.000 abitanti, 2.300 morti, poterono cantare il Te Deum poi in quelle che erano le macerie della Chiesa Madre. Sapete che la Chiesa fu ricostruita e riaperta in soli 2 anni. Il 14 giugno del 1695 la Chiesa del Santo fu riaperta. Scusate. A chi si deve tutto questo fervore? Si deve ai frati domenicani che nel corso dei secoli hanno operato qui in Augusta. E attraverso gli scritti, attraverso gli atti notarili, attraverso alcune pubblicazioni abbiamo tentato di ricostruire dei nomi, ricostruire delle storie, in maniera particolare per quanto attiene quei frati domenicani nativi di Augusta. E allora, facendo così una corsa nei secoli, nel XV secolo sicuramente un nome di spicco fu tale Pietro Frixa, o Friscia, come avrebbe detto il preside Satta. Questo frate nativo di Augusta, che operò per lungo tempo in Augusta, fu priore nel 1496. Cosa strana, nell'ordine domenicano rimase qui per lunghissimo tempo. Strana per un verso, ma abbiamo la spiegazione. Secondo Rocco Pirri, rimase in Augusta e poi ascese al vescovado di Lettere. In realtà qui c'è stata una confusione nel tempo, perché chi è stato vescovo di Lettere è stato Fra Pietro Ranzano palermitano. Fra Pietro Friscia di Augusta, o Frixa, fu invece un artista e per le numerose committenze dei suoi quadri gli fu permesso dai padri dell'ordine di rimanere qui e quindi ottemperare a quelle che erano le continue richieste. Quindi, sfatata questa diceria che Fra Pietro Friscia sia stato il primo vescovo di Augusta, possiamo tranquillamente dire invece che il primo vescovo di Augusta è stato Monsignor Alfredo Garcia, che tutti noi abbiamo conosciuto. Nel XVI secolo si fa riferimento a un padre Vincenzo Dario. Pensate, fu ucciso davanti la chiesa della Nunziatella dopo aver predicato il quaresimale nel Duomo. Perché ucciso? Perché in maniera risoluta aveva in qualche modo richiamato a taluni augustani alla purezza dei costumi. Non conosciamo quali erano queste licenze che si erano prese i nostri predecessori, ma sicuramente sarà stato così forte nell'invitarli alla rettitudine della morale che qualcuno avrà ritenuto farlo fuori. Un altro frate augustano, Salvatore Tringali, viene ricordato per aver sfidato tutti. Rimase solo dopo quella distruzione del 1551. Gli altri frati andarono nel convento di Lentini. Lui da solo riuscì a ricostruire tutto con l'aiuto degli augustani. Così come nel XVII secolo abbiamo il ricordo importantissimo di Fra Pietro Pattavina, che ci ha aiutato in qualche modo nella descrizione che stiamo proponendo oggi. Ma abbiamo anche il padre maestro Giovan Bartolomeo Vita, figlio di Onofrio Vita e fratello di Francesco, che fu autore della prima storia di Augusta. Altri dotti domenicani, Fra Ludovico Leone, che morì qui nel convento di Augusta nel 1703, o il padre maestro Lioni, che compose diverse opere di carattere teologico. Non ve li cito tutti, altrimenti qua ci sarebbe un elenco non indifferente. Interessante la situazione dei frati domenicani che si trovavano nel convento di San Domenico nel 1848, quando un altro terremoto, e sempre l'11 gennaio, colpì la nostra città. Se nel 1693 i morti furono 2.300, qui se ne registrarono una trentina con circa 60 feriti. Crollò una parte del convento di San Domenico, dovette intervenire il comandante della piazzaforte per dire agli augustani: cominciate ad armarvi e liberate quei frati perché non sappiamo se ci sono ancora dei sopravvissuti. Questo stiamo parlando nel 1848. Così ancora successivamente
e parliamo della fine di questa storia, gli ultimi frati che rimasero nel convento prima della conclusione di questa esperienza. Nomi augustani, fra Giuseppe Liggeri, fra Tommaso Belfiore. Il priore invece era un catanese, il padre Alessandro Rossi, e qui questo già era un segno che la comunità non era più in grado di garantirsi in maniera autonoma. Per potersi dire un convento legittimato occorreva che ci fossero all'interno 12 frati. Ormai a quest'epoca i frati erano appena 4. I frati hanno costruito quel grande complesso che ancora oggi possiamo ammirare, seppur chiuso e non fruibile. Quella che vi presento è un frammento, il concio di un architrave, dove a malapena si legge nella parte sottostrante cappella. Si tratta di un concio che faceva parte del portale dell'antico oratorio del Santissimo Nome di Gesù. Il nome di Gesù era presente in ogni convento, il culto del nome di Gesù era presente in ogni convento e c'era un luogo dove si poteva riunire un'apposita compagnia o congregazione, non confraternita perché qui era direttamente collegata all'ordine domenicano. Questo oratorio si trovava, per chi ha presente oggi la chiesa, laddove c'è l'organo, la tastiera dell'organo, alle spalle si accedeva all'oratorio. Qualcuno mi dirà, ma quella la ricordiamo come la sacrestia? Bene, perfettamente. Quello era l'antico oratorio del Santissimo Nome di Gesù. Perché questo culto presente nel convento di Augusta? Perché era prescritto dalle norme domenicane che in ogni convento dovevano esserci almeno 2 compagnie che onorassero il nome di Gesù e la Madonna del Rosario. E a proposito della Madonna del Rosario, qui si inserisce quella bellissima pagina che non è solamente la storia di Augusta, è la storia dell'ordine melitense, la storia dei cavalieri di Rodi, che cacciati da Solimano, imperatore, dalle loro terre, iniziarono questo viaggio alla ricerca di un porto sicuro. Il 15 settembre del 1529, con la caracca Santa Maria, faceva ingresso nel porto di Augusta il gran maestro Isle Adam. Questa immagine è quella che potete vedere nel palazzo presidenziale della Valletta, subito dopo che i cavalieri presero possesso dell'isola di Malta. Perché è importante il rapporto dei cavalieri di Rodi con Augusta? Questa è la caracca Santa Maria, quella che entrò nel nostro porto. È importante per un semplice motivo. I cavalieri rimasero qui 15 giorni, andarono via subito. Perché? Perché si resero conto che anche qui non erano al sicuro. Però furono accolti, nonostante l'economia del nostro popolo non poteva garantire tante cose, furono accolte con grande apertura e il Gran Maestro fece un dono alla città nel costruire un oratorio che in un primo tempo era dedicato alla Madonna e dopo la battaglia di Lepanto del 1571 fu dedicato alla Madonna del Rosario. E qui voglio proporvi sicuramente un aspetto, se non inedito, sicuramente tra i poco noti della nostra storia. Quella che una lettera del 1753 che il padre priore Giacinto Tristaino, questo era un melillese priore del convento di Augusta, indirizza al gran maestro Manuel Pinto de Fonseca, gran maestro dell'ordine di Malta, per dire: guarda che i tuoi predecessori, in maniera particolare Isle Adam, fece costruire qui un oratorio con le armi dell'ordine. C'è stato il terremoto, noi siamo riusciti a ricostruirlo con le rendite del convento, però è rimasto così allo stato grezzo.
vi chiediamo nuovamente di arredarlo e tu, Gran Maestro De Fonseca, potrai associare alle armi del Gran Maestro Isle Adam le armi tue, il tuo stemma gentilizio. In questa lettera si fa riferimento ad una sepoltura di prestigio nel convento di Augusta, che in qualche modo intendeva scuotere l'interesse del Gran Maestro. Si dice che qui fu sepolto per suo volere il vescovo di Malta, Monsignor Gaspare Gori Mancini. Questo era di origini senesi, quindi veniva da Siena, una famiglia nobilissima di Siena. Morì in Augusta nel mese di luglio del 1727 e aveva chiesto esplicitamente di essere sepolto qui nella sepoltura dei frati. Noi non sappiamo l'esito di questa istanza al Gran Maestro De Fonseca, se sia andata avanti. È vero però che da quel momento si registra una committenza delle famiglie più in vista di Augusta, non solo della pala d'altare di quell'oratorio del Rosario, che è quella che state vedendo, ma addirittura dei misteri, di queste lunette che raffigurano i misteri del Rosario, che furono donate, per quanto riguarda questa immagine dell'Annunciazione, per devozione del barone Ercole Martelli, così come per la Natività, la presentazione al Tempio donata da Don Vincenzo Omodei, e qui le signorine Omodei possono anche fregiarsi di quest'opera che era custodita nell'oratorio e la cui committenza si rifà ad un vostro antenato. L'incontro con la Veronica, la crocifissione, la Pentecoste donata anche qui da Francesco Omodei, dal barone Catalano e da Filadelfo Cosentino. Andiamo a quella che era la chiesa, quindi eravamo nel convento, i due oratori, la chiesa. Quella che vediamo è ciò che resta della chiesa duecentesca, quindi quella primissima chiesa dedicata al San Domenico. E questa la pavimentazione maiolicata di quel primo luogo di culto. Questa chiesa, ricostruita dopo le invasioni del 1551, ricostruita dopo il terremoto del 1693, si presenta poi con un nuovo progetto che viene redatto successivamente dall'ingegnere Luciano Ferraguto. Un progetto che è voluto dall'amministrazione comunale del tempo dopo le leggi eversive del 1866, mi soffermerò successivamente. Il simulacro di San Domenico, l'altare, e qui adesso velocemente visitiamo la chiesa con quelle che sono state le opere realizzate con le offerte del popolo di Augusta e le rendite non indifferenti del convento. Anche qui c'è una bella sorpresa. Quindi siamo all'ingresso, nel vestibolo, accolti da quelli che sono i due riformatori della chiesa, San Domenico e San Francesco. Poi abbiamo questo ovale che, anche se si tratta di un dipinto del Settecento, in effetti è stato donato alla chiesa negli anni 50 dai fratelli Cannavà. Interessante perché, al di là di quella che è la raffigurazione del santo nella tradizionale iconografia codificata tutta locale, in basso, in piccolo, c'è il sistema di fortificazioni con i ponti spagnoli, quindi sicuramente siamo in un periodo successivo alla tagliata, e l'esistenza di tutte e tre le porte d'ingresso alla città. San Vincenzo Ferreri, che era un santo molto venerato nell'ordine e che fu anche protettore di Augusta nel corso del Settecento. Anche qui occorre precisare che, oltre al patrono, vi erano tutta una serie di protettori della comunità, e quindi San Vincenzo Ferreri era anche tra questi. San Tommaso d'Aquino, la Madonna del Rosario, con il simulacro fatto commissionato dall'arciprete Cannavà durante il suo rettorato,
In questa immagine, oltre a San Domenico, a San Pietro Martire e San Tommaso, in alto il bambino con la bandiera rossa, che non allude sicuramente a partiti e movimenti novecenteschi, è proprio una chiara allusione alla vittoria del Santissimo Nome di Gesù, oltre al luogo di culto all'interno del convento. All'interno della chiesa invece c'era questo dipinto che ricordava in qualche modo il culto. E qui adesso l'altare maggiore, ricostruito qualche anno addietro dopo i lavori che avevano in qualche modo cancellato la fisionomia originaria della chiesa. E qui la nostra Rosaria Matarazzo all'opera, quando è stata ricollocata quella iscrizione che per secoli aveva in qualche modo identificato e caratterizzato la chiesa del Santo Patrono. In te speraverunt patres nostri et liberasti eos. Durante i lavori era stata cancellata e qui anche a spese delle confraternite di Augusta è stata ricollocata immediatamente dopo la riapertura. La nuova mensa dell'abside, che in effetti è una riproposizione di ciò che rimaneva dei paliotti lignei degli altari laterali. In effetti lo scudo, il cartiglio centrale, raffigura non San Domenico ma San Tommaso d'Aquino. Questo è il paliotto superstite degli altari laterali. E qui vedete la zoomata del cartiglio centrale. Così come il nuovo pulpito conserva un elemento di ciò che è rimasto dell'antico organo a canne settecentesco, che si presentava così come l'organo della Chiesa Madre. Questo era il cartiglio sommitale con la raffigurazione dell'ordine domenicano, la cui simbologia si riassume nel cane con la fiaccola. Qui lo vedete, anche qui l'abbiamo detto, il cane con la fiaccola che allude a questa fedeltà dei frati alla parola di Dio. Scendendo alla chiesa, il quadro della crocifissione, storicamente sappiamo, perché è scritto sul cartiglio sopra Irri, che questo dipinto risale al 1704. L'altare di San Domenico, con la tela che per tradizione si diceva dipinta quando ancora il santo fondatore era in vita, si tratta di un dipinto cinquecentesco, sicuramente di buona mano. Così come il paliotto sottostante è un paliotto in gesso e stucco, e quindi non è come quello dell'altare maggiore in legno. Qui vedete il particolare, qui sì che c'è raffigurato San Domenico con il giglio, che è il simbolo per eccellenza. Scendendo ancora, le tre sante domenicane, Santa Agnese di Montepulciano, Santa Caterina, Santa Rosa da Viterbo, con una scena che è abbondantemente nota nelle chiese dell'ordine domenicano, con la Pentecoste e lo Spirito Santo in alto. Il quadro purtroppo è mal ridotto, quindi lo Spirito Santo lo vedete in alto su quello sfondo giallo. San Giacinto da Cracovia, che salva dall'incendio la statua della Madonna col bambino e un apisside, un episodio che naturalmente non fa riferimento alla nostra città, ma fa parte della geografia di questo santo. All'ingresso, questo pila dell'acqua benedetta, che pare sia ascrivibile al XVII secolo ad opera del sergente maggiore Don Giusto de Paredes, che operava nel castello di Augusta. Andiamo alle rendite, ai censi, alle gabelle, e qua sicuramente documentazioni ne avrà il nostro carissimo Giovanni Romeo nell'archivio di famiglia. Cosa siamo riusciti in qualche modo a ricostruire? Fermo restando che il convento di San Domenico era uno dei conventi più ricchi della nostra città, se non il più ricco. Perché? Oltre ai censi su terreni, gabelle, magazzini, casumpole, case solerate, sicuramente uno dei luoghi che rendeva al convento una rendita non indifferente era il luogo di Sabella. Sabella, per intenderci, è il luogo dove oggi ci sono i padri carmelitani a Monte Carmelo. Quello era il luogo della Sabella, che fu donato al convento domenicano di Augusta dal conte Sancho Landogna nel 1442.
monumento distrutto, quindi stiamo parlando di un monumento marmoreo, l'unico esistente nella nostra città fino agli anni 60, e poi fatto a pezzi e buttato giù nel dirupo. Un primo frammento fu recuperato dall'avvocato Salerno, un secondo frammento è stato recuperato durante gli scavi degli anni 90 e speriamo che si proceda a scavare in quel dirupo per ricostruire quello che rimaneva di questo monumento. Cos'è la cosa più interessante di questo luogo della Sabella? E qua è opportuno parlare di numeri. Nel 1779 il totale delle rendite del convento ammontava a 1086 onze. Monsignor Magnano qui ha fatto una ricostruzione che dà l'idea di cosa siano 1086 onze oggi. Basti pensare, mi dice Monsignor Magnano, che un tarì d'argento è pari oggi a 6 euro. Totale del valore delle rendite del convento di San Domenico oggi sarebbe di 195.000 euro. A questo punto sono andato a vedere un po' le rendite degli altri conventi e se le rendite del convento di San Domenico in Augusta oggi avrebbero un valore di 200.000 euro, le rendite degli altri conventi, sicuramente quello del monastero di Santa Caterina era poco più in basso, ma l'insieme di queste rendite ammontava a cifre considerevoli. Caro Giovanni, tu sicuramente avrai un elenco più dettagliatissimo del mio. Che significa? Beh, chi ci vuole speculare potrà dire la Chiesa aveva in mano tutto. Sicuramente tra le rendite dei conventi e le rendite delle diverse chiese il patrimonio della città era lì. Ecco perché poi subentrerà quella famosa legge da parte dello Stato che dirà: guarda che è arrivato il momento di risanare le nostre casse. Ma prima di parlare di questa famosa legge, vorrei adesso accennare a ciò che è il patrimonio di beni mobili di pertinenza della Chiesa. Vedete, nel tempo, specie negli ultimi anni, si è parlato tanto, si è detto tanto, ma qual era il patrimonio della Chiesa e cosa c'è ancora oggi? In primis, questo dipinto, considerato dal professore Paolo Giansiracusa uno dei dipinti più importanti della nostra città, è la tela raffigurante la Beata Giovanna di Lusitania, regina del Portogallo, ed è un dipinto che non è di mano siciliana, è stato portato qui, era esposto all'interno della sacrestia, da qualche tempo era all'interno della chiesa. Il braccio d'argento, anche qui 1651, e qui mi piace proporvi la punzonatura. Abbiamo parlato di punzonatura degli argenti. Qui abbiamo le iniziali, PP, colui che ha realizzato quest'opera, che è identificato in Paolo Pellicano, argentiere messinese, e scopriamo che era un messinese dallo scudo. Quello che vediamo è uno scudo crociato con la corona, accanto allo scudo dovrebbero esserci a sinistra la M, a destra la S. Noi vediamo a malapena la M ormai è molto a brasa. Successivamente l'epoca della realizzazione, 1651. Anche qui, vedete, si è salvato dal sisma del 1693. Qui abbiamo il particolare, l'impugnatura. La chiesetta che è a corredo del simulacro di San Domenico, una chiesetta che porta una data, come vedremo, ma al di là della chiesetta, nelle raffigurazioni di San Domenico c'è sempre una chiesetta in mano perché fu il riformatore della chiesa. Qui invece si è voluto riproporre quello che era l'antica chiesa del Santo Patriarca, la chiesa augustana, distrutta nel terremoto del 1693. Questo è il retro e naturalmente sono elencati tutti in quello che è il verbale compilato dagli ufficiali del registro all'atto della cessione della chiesa. Questo ostensorio è molto più antico, questo è del 1698, ecco quando parliamo
dell'eventuale museo per la nostra città. Di quello che io vi sto presentando, ogni chiesa ha un corredo non indifferente. La navicella, un calice ottocentesco, un altro dello stesso stile, una croce astile, i parati sacri. Abbiamo diversi parati per le solennità. Questo è considerato dal professor Paolo Giansiracusa uno dei paramenti più belli della Sicilia orientale. Perché? Lui ha avuto modo di guardarne tanti, ha realizzato recentemente il Museo dei Padri Cappuccini a Caltagirone, ha lavorato per il Museo Diocesano di Catania. Perché qui, come vedete, il ricamo non è un ricamo sottile, ma chi se ne intende, specie delle donne, è un ricamo ricco, oltre ad essere sì in oro e seta policroma, sono dei ricami spessi, con le raffigurazioni tipiche del Settecento. Questo comunque risale al Settecento, e qui abbiamo un particolare di questo parato. Una tovaglia ricamata in oro su rete. Anche queste sono tipologie, per chi comprende il delicato ricamo, tipologie particolarissime, rarissime. Di queste ne abbiamo una nella chiesa di San Domenico, una in chiesa madre, un'altra al Carmine, un'altra se non la stessa a San Giuseppe, ma comunque ce ne sono all'interno delle nostre chiese ricami così particolari. Vedete, lavorare l'oro sulla rete è qualcosa di particolarissimo. E qui al centro della tovaglia lo stemma domenicano. Il blu che vedete naturalmente è poi la sottotovaglia per far emergere le tinte nel migliore dei modi. Questo è ciò che rimane di un guidone ricamato in oro e seta policroma con ulteriori ricami in argento, che veniva condotto in processione per l'apertura dei festeggiamenti da parte del sindaco di allora. L'atto ufficiale che decretava l'apertura della festa era il presentarsi del sindaco a cavallo davanti al convento e consegnare poi questo vessillo al priore. In quel momento si dava inizio ai festeggiamenti. La soppressione, e così ci avviciniamo un po' alla fine di questa carrellata. Sapete che la soppressione, la legge eversiva, viene varata nel 1866. Cosa prevedeva? Prevedeva l'abolizione del potere giuridico delle comunità. Da quel momento, dall'entrata in vigore della legge, i frati perdevano il possesso, quindi le varie comunità perdevano il possesso di ciò che loro avevano realizzato nel corso dei secoli. La legge prevedeva poi la possibilità di dare una pensione a questi frati se stavano a determinate condizioni, quella di non occultare il patrimonio. È stato fatto un discorso diverso per le monache, nel caso in specie il monastero qui di Santa Caterina, dove era consentito loro di rimanere fino alla morte e poi la proprietà passava allo Stato. Al momento dell'applicazione della legge, come abbiamo detto, nel convento di Augusta c'erano quattro frati: il priore che veniva da Catania, padre Alessandro Rossi, e tre frati, tutti nativi di Augusta. La legge prevedeva l'allontanamento di questi frati. Potevano rimanere ad una condizione: se si occupavano dei colerossi. Bene, i frati rimasero in Augusta, anche se poi padre Teresio Belfiore morì l'anno successivo, nel 1867. Padre Vincenzo Cimbalo e padre Giuseppe Ligieri morirono rispettivamente nel 1875 e nel 1879. Cosa successe? Successe che praticamente viene chiusa la chiesa al culto, viene chiuso il convento, viene fatto un inventario di tutto quello che c'era e consegnato al sindaco. Nel 1871 il Consiglio Comunale approva un indirizzo, perché di questo si trattava, perché i consigli comunali venivano invitati a dire: bene, se noi come Stato vi affidiamo queste strutture, cosa ne fate? Quindi se queste finalità rientravano in quelle che erano indicate, quindi realizzazione di caserme, scuole, ospizi, bene, viceversa, gli immobili venivano venduti o
alienati poi a privati per altri scopi, anche le chiese. Quindi per Augusta si era presentata questa situazione. Provate a immaginare, essendo San Domenico il patrono della città, se si poteva ipotizzare in qualche modo la chiusura e la vendita della chiesa, cosa che era stata fatta per il Carmine o cosa che avvenne per Santa Caterina qui e per i padri Cappuccini. Bene, la scuola, cioè il convento fu destinato a scuola, in un primo tempo a caserma, ma cosa succede nel frattempo? Succede che l'abbandono produsse quelle situazioni che purtroppo, ahimè, ancora oggi sono abbondantemente note. Sopra ogni cella vi erano questi medaglioni raffiguranti santi domenicani. La prima operazione fu quella di demolire alcune pareti divisorie, inalbare con latte di calce queste immagini, non si doveva vedere più niente, con il risultato che questo era quello che si presentava alla fine degli anni Ottanta agli occhi dei visitatori. Lesioni e quelle immagini dei santi, oltre ad essere inalbate, così deturpate. La fine di questi medaglioni purtroppo è stata una fine definitiva, perché durante i lavori di consolidamento e restauro, più che consolidare e restaurare, si è demolito ciò che rimaneva. Quindi questi medaglioni, buona parte, non li vedrete più. Qui vedete, affioravano anche le iscrizioni dei nomi raffigurati, ma non è possibile più poterli ammirare. Questa era la chiesa, quindi se il convento ha fatto quella fine, la chiesa viene affidata al clero secolare, perché uno dei punti di questa legge era quella del divieto assoluto che frati, anche provenienti da altre città, officiassero chiese dell'ordine. Immediatamente relativamente, nel 1875, quindi vedete dopo parecchi anni della chiusura al culto, la chiesa viene affidata ad un canonico della chiesa madre, il canonico Francesco Zuppelli. E qui si inserisce una diatriba con un ex maestro domenicano, il padre Giuseppe Ligieri, che grazie ad alcune amicizie tra le autorità politiche locali dell'epoca riesce in qualche modo a farsi accreditare e farsi nominare dal prefetto rettore della chiesa. Il vescovo mal digeriva questa ingerenza del prefetto, perché in tema di nomine dei rettori secolari voleva avere. E così, in qualche modo, l'ex maestro domenicano Ligieri viene sì nominato, riuscirà ad officiare la chiesa per qualche tempo, poi ritornerà il canonico Zuppello. La chiesa in effetti viene affidata al clero secolare. Nel clero secolare una delle figure di spicco nel corso del Novecento è stato sicuramente Monsignor Carmelo Cannavà, che è stato definito nell'ordine domenicano un domenicano vestito di nero, perché pur non essendo domenicano, essendo un sacerdote, ha amato quella chiesa come non hanno fatto altri. Cosa rimane? Ho concluso, io mi scuso se vi ho stancato. Cosa rimane di tutto questo? Rimangono sicuramente le testimonianze materiali, la chiesa è lì con le sue opere, il convento è lì, nonostante sia chiuso, certamente sono stati avviati dei lavori interessanti che hanno rimesso in luce quelle che sono le strutture originarie che erano state nascoste, occultate durante questa destinazione a caserma o scuola. Rimane il lavoro fatto da questi padri domenicani, perché se Augusta non è magari tanto domenicana come lo era in passato, ma sicuramente ha conservato questo culto, questa devozione a San Domenico, lo si deve sicuramente a quest'opera evangelizzatrice dei secoli. E quando parliamo di Augusta e San Domenico, a me piace rammentare che non parliamo della comunità ecclesiale, perché per tutto quello che abbiamo detto, e naturalmente io ho fatto una carrellata nel corso dei secoli, la storia di Augusta è permeata costantemente di vicende domenicane. E la testimonianza bellissima sono i numerosi ex voto che vengono messi in occasione della festa del 24 maggio nel simulacro. Ci sono tanti oggetti,
che sono messi lì apparentemente insignificanti, ma ciascun di loro sono cuciti in questo stolone e esposti il giorno della festa, conservati bene grazie al prezioso servizio del sodalizio bancario locale. Ogni pezzo, dicevo, e qui abbiamo il dottor Leo Laferla con la sua famiglia, sono stati sempre i protagonisti e custodi di queste opere. Dicevo, ogni pezzo cucito lì è una storia di fede, una storia di devozione. Vedete, mi soffermo adesso su questa crocetta, vedete questa crocetta in oro? E qui mi fa piacere la presenza del signor Mimmo Fruciano, presidente del Tribunale del Malato. Fu suo nonno, il marinaio Fruciano, a donare questa crocetta di monete in oro. Tutte queste donazioni di monete sono registrate al comune con appositi atti, perché dal momento in cui non c'era più la comunità, le donazioni venivano fatte al sindaco e il sindaco, attraverso il suo segretario, redigeva un verbale. In questi verbali c'è la storia e il perché di queste donazioni. E la storia della crocetta del marinaio Fruciano è sintomatica di quella che era l'esperienza dei naviganti. Il governatore Di Grande mi insegna l'esperienza di questi naviganti che andavano per mare e avevano la necessità di affidarsi al divino, in maniera particolare a San Domenico, considerato punto di riferimento dell'identità locale. Ancora monete, e qui le monete per eccellenza, la collana dei Marenghi d'Oro, donata nel 1905 da tutta una comunità di emigrati augustani. A me fa piacere, lo ripeto adesso, visto che comunque saremo sul web, e proprio quella comunità, io le saluto cordialmente, la Società San Domenico di Boston e l'Augusta Fraternal Association, oggi Augusta Boston Club, presieduta da Enzo Amara, che hanno chiesto che questo incontro potesse essere in qualche modo visto, condiviso anche in America. Le saluto, e questi sono i segni anche della loro devozione. Questa collana che viene il giorno della festa appesa al simulacro ed è corredata da una tela con i nomi di tutti i donatori, un nutrito numero di donatori, che per segno di gratitudine, dopo che, e lì è bella l'espressione, in segno di gratitudine al Santo Patriarca, dopo che erano riusciti a farsi una posizione in quelle lontane terre. Altri frutti si vedono a malapena, però mi piace presentarli. Accanto al guidone che vi ho fatto vedere, con San Domenico ricamato, il gagliardetto che dir si voglia, ci sono due frati domenicani. Nonostante la legge eversiva, due figli di Augusta presero l'abito domenicano, fra Alessandro Russo e fra Ludovico Solano, scomparsi alcuni anni addietro, ma figli della nostra città che sono entrati nell'ordine domenicano. Così, ecco qui fra Ludovico Solano, così come quest'altro giovane successivamente, nato nel 19 e morto nel 37, fra Giordano Passanisi, anche lui successivamente voleva entrare nell'ordine ma è morto prematuramente. Ultimo in ordine di tempo, come vedete quella fiaccola domenicana è sempre accesa, fra Domenico Maria Spinali, fra Michele, nostro concittadino, e mio nonno, perché l'abbiamo avuto confrate dell'Odigitria e proprio lì è nata la vocazione all'ordine domenicano, è stato ordinato sacerdote recentemente, e lui, l'ultimo frutto dell'ordine domenicano. Certamente nel mondo laicale va ricordato l'impegno della fraternita laica, che ho voluto salutare inizialmente per quella che è stata la vicinanza anche a questo momento. Questa è la presenza 8 volte secolare. Abbiamo atteso la conclusione dell'evento giubilare, domani, ripeto, sarà dedicato il Pantheon a Palermo e tra una settimana si chiuderanno le celebrazioni giubilari della conferma dell'ordine domenicano. Il mese scorso anche Augusta ha voluto contribuire, grazie a quello che è stato un'intuizione
di padre Giovanni Calcara con un evento religioso, così come l'evento cinque volte centenario dell'affidamento di San Domenico che avevamo annunciato proprio in questo salone, mi sembrava opportuno anche rammentarlo in questa circostanza. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio la dottoressa Bruno per la sensibilità, per aver accolto ancora una volta questo momento di identità locale. Oggi più che mai avrei dovuto usare quell'espressione a lei tanto cara, patrimonio materiale e patrimonio immateriale. E sì, mi piace concludere con questa espressione perché sicuramente di questa presenza domenicana ciò che rimane è sì l'aspetto artistico, i tesori della Chiesa, ma certamente il fatto di poter parlare ancora oggi di quella fiaccola che è stata voluta dal nostro santo patrono, deve essere alimentata. Come tutte le cose umane c'è il rischio che quella fiaccola possa affievolirsi, però il culto e la devozione degli augustani sono certo che faranno sì che sarà sempre brillante. Grazie. Che ringraziamo Pino Carradino. Ogni volta che l'ascoltiamo è sempre un'emozione impattante perché riesce a coinvolgerci, anche se siamo ormai da tanti di età, e ci riferisce delle notizie sulla nostra città che sicuramente non conosceranno. Quindi complimenti per questo, la sua passione veramente per la nostra tradizione, per la nostra storia, e complimenti anche per l'iniziativa presso le scuole. Come dicevamo, questo è estremamente importante perché noi bene o male siamo cresciuti nella cultura delle feste, delle processioni, delle congregazioni, eccetera, ma i ragazzi conoscono poco la nostra storia. E ringraziamo anche, visto che siamo in diretta, anche i nostri concittadini che forse emotivamente sentono molto più di noi queste nostre vicende e questa nostra storia. Io desideravo, l'altra volta le dissi, mi riesce difficile fare un regalo, però siamo riusciti a trovare qualcosa che forse non ha. Noi abbiamo avuto alcuni giorni fa, abbiamo iniziato questo anno con 4 giorni dedicati ai pubblici cittadini, quindi anche se qua passiamo dal sacro al profano, ma comunque anche questo fa parte della nostra tradizione, della nostra storia. A lei Carlo Magno. Grazie anche al dottor Salomone che è andato a prenderlo, a Salvo, che è andato a prenderlo a Catania, direttamente dalla bottega di Biagio Foti, maestro Puparo, che abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi, di assistere ad una bellissima rappresentazione in pubblico. E certo, a noi è stato regalato di Nando, ma non è stato regalato. Perché è una passione come in tanti altri. Quindi vi ringraziamo tutti per l'attenzione e naturalmente abbiamo già fissato con Pino Carradino al prossimo appuntamento, che saranno sicuramente sempre, come sempre, molto attenzionati. Grazie a tutti e buona sessione.